C'è stato un gioco che in passato ha settato nuovi standard per ciò che concerne la paura videoludica. Stiamo ovviamente parlando dell'indimenticabile Silent Hill, la cui serie, a distanza di molti anni, sta per tornare nuovamente sulle nostre console con tanti nuovi progetti e con il remake del secondo episodio. Nell'attesa del loro arrivo, abbiamo deciso di rigettarci negli ancora vividi ricordi dello strepitoso capostipite della saga. Prima di proseguire, come sempre, vi suggeriamo di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Al tramonto dello scorso millennio, le dinamiche del mondo videoludico erano fissate in quel filone vicino al B-movie che aveva sancito le fortune di Capcom, facendo di Resident Evil uno dei brand più riconosciuti della storia. Zombie, abomini vari e parassiti erano i nemici da debellare negli strepitosi anni 90, e mentre il mondo intero si divertiva a fare a pezzi i suoi nemici non morti, la dirigenza Konami decise quindi di immergersi all'interno di un mercato in piena esplosione. I lavori per un nuovo spaventoso videogioco vennero affidati ad una squadra interna denominata Team Silent e guidata da Keiichiro Toyama, che scelse di ispirarsi alla tradizione teatrale giapponese e ai dipinti di Francis Bacon per creare un'opera di atmosfera e oppressione. Le loro mire artistiche li portarono verso un titolo dall'impostazione più scenica e concettuale, un approccio che avevano particolarmente apprezzato in pellicole come Jacob's Ladder, e che seguisse le nuove tendenze cinematografiche inaugurate da David Lynch, un autore che ebbe un impatto gigantesco sulla cultura nipponica con Twin Peaks in origine, ma soprattutto col successivo Fuoco cammina con me. Il risultato si condensò in una tranquilla cittadina americana chiamata Silent Hill, un luogo di riposo scelto da Harry Mason per una vacanza rilassante in compagnia della figlia adottiva Cheryl. Appena prima di arrivare in città, il veicolo guidato dallo scrittore è coinvolto in un incidente a causa di una ragazzina che vaga per la strada. L'auto si capovolge nel tentativo di evitare l'impatto e il colpo fa perdere i sensi al conducente, che al suo risveglio scopre della sparizione di Cheryl. Con il mezzo fuori uso, il protagonista si incammina verso Silent Hill, trovandola molto più silenziosa di quanto immaginasse, ammantata da una nebbia fittissima che rende difficoltosa la visione e che lascia vagare con fare agghiacciante la fantasia. Perso tra i vicoli della città, Harry sobbalza al suono di una sirena lontana, la quale precede la profonda mutazione dello scenario che accoglie adesso visioni da incubo. I muri diventano recinzioni arrugginite e adornate di filo spinato, il terribile buio della notte si sostituisce alla nebbia, mentre il sangue comincia a dipingere ogni singolo anfratto delle strade. L'avventura terrificante di Silent Hill inizia con un risveglio, quello di Harry Mason sul divanetto di una tavola calda, mettendo subito in chiaro il profondo intrecciarsi dei diversi mondi paralleli che ha reso unica l'esperienza. Tra sogno, immaginazione e terribile realtà, il giocatore è trasportato in una trama criptica ma dall'evidente carica simbolica, la quale si immerge in un contesto religioso che prende spunto dai maggiori culti monoteistici, il cristianesimo e l'ebraismo in particolare, per deviarli dai loro concetti basilari. Il tutto viene incanalato in una storia di rinascita, redenzione e crimini seppelliti nel subconscio. Lo sviluppo di una narrativa molto personale e dai temi adulti è la base per analizzare l'intera operazione firmata Team Silent, che ha confezionato l'opera per instillare nel giocatore una costante sensazione di pericolo. I classici tank controls spostano il protagonista attraverso gli edifici in base alle mostruosità create dal culto e dai risentimenti dei personaggi, con la scarsità delle munizioni per le armi da fuoco che spinge ad aggirare gli scontri piuttosto che ad affrontarli a viso aperto. Le limitazioni hardware dell'epoca vennero convertite nel miglior pregio dell'opera, grazie ad una fittissima nebbia che aveva una duplice funzione. Dal punto di vista tecnico riduceva la quantità degli oggetti presenti su schermo, venendo incontro ai deficit computazionali della prima PlayStation, e allo stesso tempo contribuiva a creare la paura strisciante verso qualcosa o qualcuno nascosto appena oltre il nostro sguardo. L'atmosfera di oppressione imbastita da inquadrature libere ma ristrette dalla nebbia veniva elevata verso il puro terrore da un comparto sonoro a dir poco monumentale. Dai rumori statici della radio che testimoniano la presenza di un nemico nelle vicinanze, fino ai lamenti dolorosi degli abomini colpiti dal protagonista, ogni suono di Silent Hill contribuiva alla creazione di un'esperienza sconvolgente, che rimaneva per questo attaccata alla mente del giocatore, facendo leva sulle fobie e sulle paure più recondite per creare una psicosi primordiale gigantesca, ma difficile da spiegare a parole. Ogni singolo elemento che aveva reso Silent Hill un successo commerciale e di critica venne esplorato con ancor maggiore cura e attenzione nel sequel arrivato dopo 2 anni. Ma questa è un'altra storia, che non vediamo l'ora di raccontarvi in un altro video, alla scoperta di una saga di culto.
Prima di salutarci vi lasciamo la parola. Quali sono i vostri ricordi del primo terrificante Silent Hill? Fatecelo sapere nei commenti.